No, non ci hanno dato una mano. Buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente all'inizio Santo Bertocchi, che ci ha permesso di essere qui a fare questo incontro, sollevandola da tutte le cose che diremo, buone, brutte, belle e giuste. Mi presento, anche se molti di voi mi conoscono, sono Cristian Benaglio, mi presento come regista, ho lavorato un po' per TV, ho iniziato per la Rai, lavorando anche per altre emittenti televisive, c'è un po' di cortometraggi per il cinematografico, e dopo un po' di, diciamo così, lavoro e tempo investito a cercare di immaginare contenuti e diciamo così, modi di esprimere diciamo così, un disagio personale, sociale, nei confronti di tutte le problematiche che ci riguardano, che abbiamo attorno. Oltre a investire nel creativo, arrivo a un certo punto in cui personalmente mi sono detto, insomma, sentivo l'esigenza anche di comunicare e di confrontarmi direttamente senza usare l'artificio del cinema, della televisione, comunque dello strumento multimediale, diciamo così. Solo che quando ci si confronta con delle cose che non sono nell'opinione pubblica, ma sono nell'opinione comune, è un problema, perché tu dici delle cose e la gente ti guarda come se sei un extraterrestre. Il giro di boa che mi ha dato un po' di coraggio per investire in tempo, energie e direzionare, secondo me, nella maniera opportuna, è stato l'incontro con tutta una serie di altre persone, man mano sempre più numerose, di gruppi, di associazioni che mi hanno fatto sentire un po' meno matto, ecco, mettiamola così. Non che adesso mi senti una persona normale, mi sento una persona normale, però diciamo un po' meno matto del solito. E queste persone, da settembre ci sono queste unioni di associazioni, siamo nella zona, da Bresciano, mi scoccia che sia successo nella Bergamasca, però insomma a Bergamo è nato questo coordinamento che si chiama Caposaldo, di associazioni, di persone che provenienti ognuno dalla propria esperienza personale, dal proprio lavoro, da insomma, esperienze differenti, ha deciso di mettersi insieme per lavorare, ragionare e discutere, confrontarsi in maniera più seria o comunque insomma, più proficua di quello che può essere un percorso personale su varie tematiche che adesso esporremo. Questa è un po' l'incipit, diciamo così, di quella che normalmente viene chiamata controinformazione. In realtà sono informazioni di questioni e problematiche che ci riguardano tutti, ma che non passano nei mezzi di comunicazione. Ognuno può sospettare perché, adesso stasera lo diremo ad alta voce, se lo diremo, chi non è d'accordo. Spero che alla fine si inneschi almeno un piccolo dibattito, visto che siamo in pochi e la cosa è anche facilitata, insomma. Presento di quel coordinamento di associazioni, quindi di Caposaldo, ognuno è più, tra virgolette, esperto in un ambito, in una direzione o in un argomento. Mi sono presentato, presento Paolo Bogni, che rappresenta, diciamo, l'associazione anticapitalismo e ci spiegherà, comunque illustrerà uno dei problemi principali che non vi anticipo della nostra economia. E a seguire Andrea Farhat del progetto Eurasia, che darà una visione concreta del quadro insieme che io farò inizialmente come introduzione, lui darà una visione concreta sul nostro paese, cioè sull'Italia. Nulla, direi che come introduzione devo aver detto tutto. Ecco, specifico, non parlerò a braccio, ho deciso di, come si può dire, di seguire un programma. Diciamo così, quasi un mezzo discorso politico, visto che siamo anche vicino alle elezioni. Prendetela come una lettura accompagnata, ecco, una lettura che ci facciamo tutti insieme, in modo da contenere questa vastità di argomenti ampi e dispendiosi dal punto di vista del tempo, cercando di non perdere il filo di proseguire, di starci quantomeno un'ora e mezza, perché mi hanno detto che tu hai impegni a Pasqua, vero? Sì, sì. Perfetto, esatto, me l'hanno detto prima. Nulla. Diciamo così, per poter, visto che ce l'ho alle mie spalle,
spalle da un po' di tempo, da qualche minuto a questa parte, per poter comprendere la sua figura, cioè quella di Mario Monti, che avete visto tutti in locandina, e chi o che cosa rappresenta. In questo caso la prendiamo un po' larga, quindi tranquillizzatevi, non avete sbagliato conferenza, anche se partiremo un po' indietro nel tempo. E mettiamo un attimo in pausa la sua figura, la sua personale. Il percorso arriverà a lui, sostanzialmente. Chiunque decida di cominciare a affrontare i problemi che stanno alla base della nostra condizione attuale, cioè quelli appunto reali, non quelli propinati dai TG o comunque dai mezzi di comunicazione, non può non sfruttare il web come principale mezzo di coordinamento dell'informazione. Dico coordinamento perché poi alla fine ovviamente non si può, cioè non può mancare l'incrocio e il confronto con le altre fonti, i libri, le interviste e le esperienze dirette di ognuno. Da dovunque si decide di partire, prima o poi si incontra la presentazione di un quadro generale e di una responsabilità che vede un'elite di grossi banchieri e di figure diplomatiche, spesso ambigue, a capo di un coordinamento di organizzazioni che puntano dritto all'accentramento di un potere a livello globale. Questo più o meno credo che chiunque possa percepirlo così a naso. Diciamo così, un potere a livello globale e sovranazionale, ovviamente poco attento alle reali necessità delle persone, con quindi la responsabilità diretta delle attuali problematiche in ambito finanziario, nell'ambito della salute, alimentare, bellico, insomma, tutti questi per capirci. La definizione esatta di questo obiettivo è nuovo ordine mondiale, poi capirete perché, chi non lo sa o chi non ha mai incontrato. Siccome però il web, non solo il web, è fondato da persone che invece di fare un percorso di approfondimento e di verifica, preferiscono dare del complottista a chiunque propone una visione differente da quella omologata, credo sia doveroso fare una piccola presentazione di quello che accade in maniera un po' più concreta delle mie due parole di introduzione, per cui magari mettiamo il filmato subito. Un gruppo di pazzi illuminati, tra virgolette gli illuminati, che hanno governato il mondo negli anni 90, e gli illuminati che hanno determinato il mondo sono nel suo governo. Un grande ordine mondiale. L'Europa faccia come fa l'America. I governanti si trovarono e definirono un nuovo ordine mondiale. Per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. E la necessità di costruire un nuovo ordine mondiale. A new world order. È l'edificazione di un nuovo ordine mondiale. Zanimarsi a создание нового мирового порядка. Aidez-moi construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. A new world order. A new world order was created. A new world order. Would campaign for a new world order like no other president? The new world order could satisfy both. That China must be a part of the new world order. A new world order can be created. It's a cradle of a new world order. Must begin now. And the president outlined his vision of a new world order. Laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking. Bush has invoked a new world order. Often of a new world order. To build a new world order. A new world order. To fulfill the long-held promise of a new world order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations, a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Yours is a... Ok, vabbè. Questo era, come avete visto, tutti i frammenti tagliati e accostati, non tanto per far capire tutto il discorso, ma giusto per far vedere le varie figure che hanno trattato e hanno accennato a questa terminologia abbastanza precisa che chiunque pensasse sia una visione positiva del futuro generica, che è un pensiero comprensibile,
dobbiamo smentirlo perché è una cosa molto precisa alla quale i politici che avete appena sentito fanno riferimento. Però per spiegare questo nuovo ordine mondiale e per capire insieme di cosa si tratta, appunto, vista la premessa che ho fatto prima, la prendiamo un po' larga. La prendiamo larga e diciamo così, anche per introdurre la presentazione degli aspetti meno conosciuti, invece di partire dalla politica, che sarebbe la cosa più tra virgolette naturale e scontata, partiamo dalla storia, e precisamente da una storia, quella di una famiglia, descritta da un giornalista che lavora per un giornale, diciamo così, di proprietà di uno che la famiglia di cui andremo ad illustrare la conosce molto bene e che quindi la rende una fonte abbastanza attendibile. È un articolo scritto da Giampiero Martinotti, corrispondente a Parigi per Repubblica, un articolo di un paio di anni fa. Cito testualmente: il loro nome è il simbolo proverbiale della ricchezza, indissolubilmente attaccato alla storia della finanza europea del XIX secolo. Sono famosi per il potere esercitato per oltre un secolo sui governi di mezza Europa, per il loro snobismo coniugato al mecenatismo. Sono i Rothschild, la dinastia di banchieri che ha segnato la storia economica e finanziaria del vecchio continente, da quasi due secoli alla ribalta, versati o coccolati a seconda delle vicissitudini politiche. All'origine del loro nome c'è un nomignolo, Rothschild, derivato dal tedesco scudo rosso, Red Shield, Rothschild, Rothschild, dall'insegna che sovrastava all'ingresso della casa di Francoforte, portata avanti dalla capofamiglia Amschel Moses Bauer, una famiglia delle tante che avevano abitato la Judengasse, il ghetto ebraico della città tedesca, e che sbarcavano il lunario con modeste attività commerciali. A metà del Settecento i Rothschild erano ancora rigattieri, ma negli anni precedenti alla Rivoluzione francese cominciarono un'attività di cambio valuta, primo passo verso la costruzione della loro immensa fortuna. Ad imprimere una svolta nella storia della famiglia è il figlio Meyer Amschel, nato nel 1744, che fu lui a rendere ufficiale il passaggio da Bauer a Rothschild. Padre a sua volta di cinque figli, cinque maschi e cinque femmine. Nel ghetto i Rothschild sono soggetti a tutti i divieti legali che colpiscono gli ebrei, costretti nel campo del commercio al minuto. Il vecchio Meyer Amschel, dotato di un talento finanziario ante litteram, cominciò ad arricchirsi grazie ai prestiti del commercio di merci varie. Ma il suo colpo di genio lo ebbe spedendo i cinque figli maschi, che sono Amschel Meyer, Salomon, Nathan, Carl e James, nei centri più importanti del continente. Alludiamo a Parigi, Londra, Vienna e Napoli. Una scelta decisiva. Al momento del scoppio delle guerre napoleoniche, i Rothschild erano installati nei centri nevralgici e soprattutto facevano valere le loro relazioni privilegiate con nobili e sovrani, allacciate già molto tempo prima dal vecchio padre, Meyer Amschel. Fu così che iniziò l'accumulazione di un patrimonio tra i più grandi di quel tempo. Cioè, mentre Napoleone sui campi di battaglia passava alternativamente dagli altari alla polvere, i Rothschild tessevano la loro tela, in quel momento anti-napoleonica, nelle capitali d'Europa, anticipando sul terreno economico-finanziario la sconfitta di Waterloo. Grazie a questa strategia, i Rothschild si ritrovavano ad essere i banchieri della Santa Alleanza, frequentavano re e imperatori, e la loro origine ebraica non gli impedirà neppure di servire in più di un'occasione allo Stato Pontificio. Carlo, ad esempio, che curava Napoli, venne ricevuto più volte da Gregorio VI. Con rapidità fulminea, la famiglia divenne una delle più potenti, e questo grazie a una peculiarità che li distingueva dalle altre. I Rothschild non lavoravano in una sola città, avevano filiali dappertutto. Le loro speculazioni e i loro affari si sviluppavano su scala europea. Se a ciò si aggiunge un'unità familiare mai incrinata, accanimento senza pari nel combattere i rivali, si capisce come i Rothschild siano riusciti a diventare il re dell'alta banca dell'Ottocento. Il loro asso nella manica fu l'organizzazione dei Corrieri, una rete per trasportare lettere e valori tra le cinque sedi, dove operavano con una velocità eccezionale per quei tempi. In questo modo i Rothschild erano al corrente dei principali avvenimenti in anticipo sui concorrenti, speculando a piacimento. Ma la loro organizzazione era tale che riuscivano ad essere informati prima degli stessi regnanti. In una lettera alla sorella di Luigi Filippo, Talleyrand, allora ambasciatore a Londra, scrive il 15 ottobre 1830: il ministero britannico è sempre messo al corrente di tutto dai Rothschild da 10 a 12 ore prima dei dispacci di Lord Stewart, quando allora era l'ambasciatore a Parigi. Le loro navi non imbarcano passeggeri e salpano con qualsiasi tempo.
I Rossi non si fanno scrupoli, combattono senza mezza misura chi minaccia di intaccare il loro potere e non si lasciano fermare nemmeno dalle guerre, anzi. La loro capacità sono tali che riescono ad essere al contempo i banchieri di Cavour e di Metternich e la loro spregiudicatezza è pari alla loro abilità. Come i bambini, scrisse Balzac, le dinastie e i loro inizi hanno i panni sporchi. Il vero capo della famiglia, dopo la morte di Mayrancio, divenne James, capostipite del ramo francese, il più potente e il più ramificato. La sua attività è frenetica, fonda la Banca di Francia, ma soprattutto non si lascia sfuggire la grande opportunità che gli offre la sconfitta di Napoleone e l'avvento della Restaurazione. Gli ingenti prestiti che il governo francese è costretto a lanciare per poter pagare le indennità di guerra e il mantenimento degli eserciti di occupazione. James riuscirà a sopravvivere a tutti i regimi, da quello borbonico, quello realista, dall'effimera Repubblica del 48 al Secondo Impero. Nel 1840 si lancerà con successo nell'avventura delle ferrovie, il business per eccellenza in quegli anni. È il periodo in cui James affascina intellettuali e letterati. Heine, in esilio a Parigi, scrive: denaro è il dio della nostra epoca, e i Rothschild sono il loro profeta. È il suo profeta. Per Heine, James era un uomo di intelletto superiore, dal quale si sprigionava qualcosa di così concreto, di così positivo, di così assoluto, da lasciar credere che nelle sue tasche colasse tutto il denaro del mondo. Ma James ispira più di uno scrittore. Balzac, Stendhal, Zola si rifaranno a lui per alcuni personaggi. Michelet e Fénelon le lasceranno memorabili ritratti. Ad accrescere il fascino di James contribuiva certamente il suo mecenatismo, una caratteristica che ancora oggi contraddistingue la famiglia e che si concretizzava nel mantenere Meyerbeer, negli aiuti a Heine, Berlioz e nei prestiti a Balzac, nel collezionare opere d'arte, eccetera, eccetera. I Rothschild se ne erano spogliata bene con le guerre che la affliggevano il vecchio continente. I loro affari non ne avevano risentito, anzi ne erano usciti rafforzati. Infine, James non dimenticò mai le sue origini e sostenne sempre le organizzazioni ebraiche. Rifiutò di naturalizzarsi e i suoi discendenti fecero altrettanto. Le prime colonie agricole ebree in Palestina, cioè tra il 1882 e il 1886, furono create grazie ai soldi dei Rothschild e uno di loro è ancora oggi la guida della maggiore organizzazione ebraica francese. In pratica, James trasmise ai suoi discendenti, oltre al titolo di barone, tutte le caratteristiche che ancora oggi li contraddistinguono e che piano piano che il ramo inglese andò assumendo. Lionel fu il primo ebreo inglese ad entrare nella Camera dei Comuni e suo figlio, Nathaniel Meyer, il primo lord di origine israelita. Nel 1936 Leon Blum porta al governo il fronte popolare con l'obiettivo dichiarato di sconfiggere la grande borghesia d'Oltralpe, quella che Blum identificò con un'espressione rimasta nel vocabolario della Gauche fino a pochi anni or sono, nelle 200 famiglie. Il fortunato slogan venne coniato da Blum per la particolarità dello statuto della Banca di Francia, allora privata, i cui azionisti erano i 200 principali banchieri e industriali del paese. Il reggente, per diritto ereditario, era, manco a dirlo, Rothschild. Il fronte popolare rese pubblica la banca centrale e parallelamente nazionalizzò le ferrovie, quindi anche la compagnie di Chemin du Fer du Nord che James aveva fondato quasi 100 anni prima. Intanto in Germania il nome dei Rothschild veniva utilizzato dai nazisti per la loro campagna contro gli ebrei. Poco dopo il regime di Vichy confiscò i beni alla famiglia e privò i suoi membri della nazionalità. Il nostro crimine, ha scritto il barone lui nelle sue memorie, fu quello di rifugiarsi in America per sfuggire all'avanzata tedesca invece di presentarsi volontari per i forni crematori. Ho quasi finito. Nell'immediato dopoguerra sarà il generale de Gaulle a ridurre il potere della famiglia, nazionalizzando l'energia elettrica e le tre più grandi compagnie di assicurazione, due settori in cui i Rothschild erano presenti. Infine, sarà Mitterrand a dare un altro durissimo colpo al mito. All'inizio del 1982 la banca Rothschild, la casa di famiglia della Rue Lafitte, dove James si è insediato nel 1821, passa nelle mani dello Stato francese. È stato questo l'ultimo capitolo di una storia ancora lunga e ancora lungi dall'essere conclusa. Mi sarà sembrato molto noioso questa lettura di questo articolo di giornale, ma è abbastanza fondamentale per capire quello che appunto segue. Perché l'ho ritenuta il modo migliore per introdurre la questione del potere finanziario nel vecchio continente, cioè in Europa. A questo ovviamente vanno collegati i quadri delle altre aree geografiche nei diversi periodi dove la casata in questione ha esportato il proprio stigma. Ma l'aspetto più importante da trattenere da questo articolo è capire più che altro la partiticità di questa famiglia e delle loro operazioni, cioè indipendentemente da chi fosse il sovrano o il personaggio di turno.
Evidentemente non c'è solo una dinastia alla radice di questo potere economico, quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato, e quello che viene verso di noi nel tempo. E diciamo così, quali anche altre aree geografiche vanno riallacciate ovviamente a un gruppo di persone più ampio rispetto a quello possibile da una stretta famiglia. E per arrivare a creare un centro di influenza economica, politica e finanziaria, di solito quando si approfondisce si incontrano più cognomi, più famiglie, e appunto queste famiglie, partendo dai Rothschild, sono sostanzialmente tutte connesse, tutte collegate. Prima o poi si incontra in qualche modo la connessione tra questi cognomi. Queste famiglie sono la Windsor, la Van Duyn, la Pierce, l'Oppenheimer, l'Onassis, Kennedy, Morgan, Osburg, Freeman, Astor e i Rothschild, appunto. Capire le interconnessioni tra queste famiglie vuol dire aver capito molto della situazione economico, politica, finanziaria del vecchio continente e di quello attuale. Sempre Europa, sempre di Europa stiamo parlando, e non solo, non solo di quello. Non basta però avere una serie di famiglie collegate tra loro, che magari condividono modi di fare simili ai loro, che abbiamo sentito prima. Se dobbiamo riassumerle, personalmente mi viene da riassumere il loro segreto, tra virgolette, il segreto della loro ricetta, della loro formula, sono le tre S, le chiamo sionismo, segretezza e signoraggio. E adesso vi spieghiamo perché. Partirò io e proseguiranno loro. Il sionismo è per quanto mi riguarda, è un grossissimo problema, perché se iniziasse ad esporre quello che è la radice culturale di questa famiglia, credo che anche le seggiole comincerebbero a pensare che io possa essere un neofascista o qualcosa del genere. È un grosso problema culturale in questo momento. È molto difficile parlare di questa questione perché non c'è chiarezza sulla questione del sionismo. Tendenzialmente i mezzi di comunicazione tendono a collegare volontariamente e a far cadere tutto il significato di quello che sta dietro il termine sionismo all'ebraismo, cioè sionismo uguale ebrei. Sei contro il sionismo, sei contro gli ebrei, sei un neofascista. Questo è il classico collegamento che capita giorno sì, giorno sì, di sentirsi ridire e rinfacciare se si tenta di sollevare il problema. Per spiegare per diciamo così, fare chiarezza sul fatto che sionismo non uguale ebreo, lo facciamo dire, credo, a un personaggio che è una fonte attendibile, un ebreo stesso, rabbino, di cui abbiamo il video, lasciamo parlare lui. Fallacieusement, il se prétend représentant et porte-parole de tous les juifs. Le sionisme est un attentat contre l'identité juive. C'est pourquoi il est du devoir de chaque juif conscient de dénoncer envers le monde entier la nature anti-Torah, anti-humaine du sionisme. Le sionisme en général, sa brutalité colonialiste envers le peuple palestinien en particulier, sont contraires à la Torah, à la conduite normale et aux aspirations du peuple juif. Hélas, le sionisme a transformé un grand nombre de juifs en athées et agnostiques, d'autres en racistes sionistes religieux, en fauteurs de guerre et guerriers, et a conditionné un nombre plus grand encore. Cela me fait beaucoup de peine et jette sur nous la honte que des milliers de juifs pieux, dits haredim, en français les craignants Dieu, se disant même non sionistes, soit impliqué et imbriqué dans l'entreprise satanique sioniste, et ce particulièrement dans les villes de Jérusalem et Bnei Brak. Conditionnés par le sionisme religieux, ils sont arabophobes, islamophobes, sont rendus aveugles à la réalité, acceptent la bribe des subventions étatiques sionistes, participent aux élections. Ils fournissent même le maire de Jérusalem. Contrairement à cela, le judaïsme enseigne que
les Juifs n'ont pas le droit de dominer la Palestine de nos jours. Ce pays ne leur appartient pas. N'ayant pas rempli les conditions que Dieu attendait d'eux, suite à un décret divin, les Juifs ont été envoyés en exil et en dispersion. Comme nous le disons dans nos prières des jours de fête, à cause de nos péchés, nous avons été exilés, chassés de notre terre. Seul le Messie pourra, selon les modalités divines exposées dans les prophètes, mettre fin à l'exil et la dispersion. L'exil implique la voie juive selon laquelle les Juifs doivent être des citoyens ou sujets loyaux des autorités des pays où ils vivent et ne pas vouloir obtenir la domination politique sur d'autres pays et peuples. En période d'exil et de dispersion, les Juifs n'ont aucun intérêt à dominer la Terre Sainte et non plus les autres parties du monde. Notre vocation divine est d'être un peuple saint et une nation de prêtres, une population pilote, exemplaire au service du Tout-Puissant et de l'humanité. Nous devons nous rappeler plus que jamais que ce n'est que par et pour la Torah transmise à Moïse au mont Sinaï que nous sommes juifs. C'est de bon cœur que nous juifs devons accepter et promouvoir la souveraineté du peuple palestinien sur l'entièreté de la Palestine historique avec Al-Quds libérée du joug sioniste comme capitale. Dai contenuti abbastanza religiosi, ma indipendentemente da questo aspetto, credo sia un buon modo, cioè l'abbiamo scelto perché era un buon modo per capire, cioè per capire, per ricordarci che il popolo ebreo ha, cioè, dà un'immagine decisamente di una certa umanità e di certi valori abbastanza radicati, che sono, diciamo così, un'immagine abbastanza lontana da quello che personalmente ho incontrato tutte le volte che ho affrontato la questione del sionismo sparso in varie aree geografiche. Questa è una precisazione fatta direttamente da un rabbino. Manderei adesso un altro video che invece contestualizza, cioè mette la stessa, dice le stesse cose sostanzialmente in un contesto diverso. Siamo in America e questa volta si concentra un po' più sull'aspetto di quanto i sionisti sfruttino in maniera poco corretta questo equivoco, lo sentiamo direttamente da una puntata di una radio. Yours is a voice of criticism we don't often hear in the United States. Often when there is dissent expressed in the United States against policies of the Israeli government, people here are called anti-Semitic. What is your response to that as an Israeli Jew? Well, it's a trick. We always use it. When from Europe somebody is criticizing Israel, then we bring up the Holocaust. When in this country people are criticizing Israel, then they are anti-Semitic. And the organization is strong and has a lot of money. And the ties between Israel and the American Jewish establishment are very strong, and they are strong in this country. As you know, they have power, which it's okay, they are talented people and they have power, money and media and other things. And their attitude is Israel, my country, right or wrong, the identification. And they are not ready to hear criticism, and it's very easy to blame people who criticize certain acts of the Israeli government as anti-Semitic and to bring up the Holocaust and the suffering of the Jewish people, and that justifies everything we do to the Palestinians. Vabbè, ho deciso di dedicare parecchio tempo, cioè due video a questa cosa perché la ritenevamo parecchio importante, anche perché adesso seguirà una nutrita lista di personaggi e personalità che possono essere definite ebrei, ma di una particolare
di una particolare percentuale, la minima, che in un percorso di approfondimento su, su tutte le tematiche di potere, controllo politico e finanziario, li si incontrano ogni, ogni due per tre, sostanzialmente, per dirla in maniera molto leggera. Cito un paio di personaggi, del, giusto per riprendere dove erano rimasti, due personaggi illustri del tempo, non attuali. In questo caso Henry Wickham Stead, autore del conosciuto negli anni 20, oltre che ex direttore del Times di Londra e una delle persone più informate al mondo a quel tempo, descrive nel secondo volume della sua opera, del 1892-1922, pagina 302 se uno vuole andare a controllare, descrive come egli avesse tentato di porre all'attenzione del colonnello Mandelhaus e del presidente Wilson il problema della congiura ebraica. Un altro illustre, mi viene in mente Churchill, che dedicò un articolo intero per il London Illustrated Sunday Herald intitolato Sionismo contro Bolscevismo. Qui entrava in un dettaglio preciso, ma tant'è, in cui divide il popolo ebraico in ebrei nazionali, leali alla patria di adozione, ed ebrei internazionali. Ora, questa era una premessa lunga, molto lunga, ma era una premessa doverosa e molto delicata. Adesso possiamo venire un pochettino più verso di noi e parlare un po' più dei nostri giorni. Da dove partire per proseguire il discorso Rothschild e finanza, se non da, diciamo così, da una banca, la banca per antonomasia, gestita dai Rothschild sostanzialmente, che insieme alla JP Morgan, che è quella di famiglia, detiene il 70% dei depositi in oro del mondo e il 55% dei depositi di valuta al mondo. Se qualcuno ha dei dati un po' più aggiornati, li tiri pure fuori, questi dovrebbero essere aggiornati l'anno scorso. La Goldman Sachs è fondata nel 1800 dagli ebrei sionisti Marcus Goldman e dal genero Samuel Sachs, e attira più attenzione delle banche di dimensioni maggiori per la sua efficiente attività di lobbying e revolving doors o porte girevoli, cioè di figure di rilievo che passano indisturbatamente dall'essere dipendenti dalla banca a ricoprire posizioni politiche decisamente rilevanti, come ad esempio quella del sionista Hank Paulson, ex amministratore delegato di Goldman Sachs, diventato nel 2006 ministro del tesoro nel governo di George Bush, giusto in tempo per accompagnare, se non vi piace il termine dirigere, la crisi finanziaria americana. In Italia sono state le dipendenze della stessa, Romano Prodi, Gianni Letta, Mario Draghi e finalmente, eccolo qua, il nostro caro e amato professore Mario Monti. Manderei, così giusto per alleggerire, un simpatico video, un estratto di un video che cita questa simpatica situazione, un filino equivoca. Ecco, Mario Monti ha lavorato alla Goldman Sachs, anche Mario Draghi ha lavorato alla Goldman Sachs, tutti quelli che chiamano Mario, cazzo, lavorano alla Goldman Sachs. Sai la Goldman Sachs, no? Quella banda di simpatici incravattati che ha messo in mutande l'America. La Goldman Sachs. La Spectre. Dunque, fatemi capire, perché gli stati hanno salvato le banche che hanno fatto fallire gli stati. E i capi delle banche vanno a governare quegli stati che le loro banche hanno fatto fallire. Io sento un odore di cetriolo, non lo sentite? Un bel cetriolone che arriva, no? Vabbè, abbastanza allusivo. Della cordata Goldman Sachs JP Morgan, sulla sponda JP Morgan, le loro dipendenze hanno avuto nomi tipo Tony Blair, l'ex primo ministro inglese, e l'ex cancelliere tedesco Schröder, diventato un loro consulente, questo per fare due nomi così. Saltiamo alla Federal Reserve, che è la banca centrale privata americana, che è la migliore invenzione americana dei Rothschild. Citiamo solo il presidente, l'ebreo sionista Ben Shalom Bernanke, e il suo predecessore, l'ebreo sionista Alan Greenspan. Come direttore generale del Fondo Monetario Internazionale troviamo l'ebreo sionista Dominic Strauss-Kahn e il suo successore, l'ebreo sionista John Lipsky. Saltando un po' dalle organizzazioni governative, sì, soprattutto se qualcuno sta pensando di uscire a fumare, ricordiamo anche che sono i proprietari, Rothschild sempre, della British American Tobacco, o BAT, che è la terza più grande azienda mondiale produttrice di sigarette. Citiamo l'attuale palazzo del Knesset, cioè il Parlamento israeliano, che è localizzato sulla cima di una collina nella parte occidentale di Gerusalemme.
che venne pagato interamente da James Rothschild come regalo allo Stato di Israele. Il Washington Post, per fare un esempio così, cercando di andare un po' di palo in frasca, di saltare un po' di palo in frasca per prenderli un po' tutti, fu diretto dal 1972 al 1989 e di nuovo nel 2002 da Sir Evelyn de Rothschild. Poi facciamo una cosa, facciamo un passo, un salto, veniamo di qui dall'Atlantico e veniamo in Europa, facciamo un po' di una lista della spesa. Banca francese, Edmond de Rothschild, per quale possiede la France, l'Italia, l'AXA, BBC, The Beers, con dei gioielli, la British Petroleum, British Telecom, France Telecom, la ERG, la Petrochina, The Beers, la Tiscali, l'Unilever, la B&W, facciamo qualche nome italiano, il sionista, andiamo sul personale, il sionista Carlo De Benedetti, una delle persone più potenti in Italia, anche per le sue cariche appunto in Fiat, Olivetti, Mondadori, ora Gruppo Espresso, è nel consiglio di amministrazione della Banca Rothschild francese, costui come braccio destro Colanino, ex presidente Telecom, il quale mise il figlio, ora deputato del PD, a lavorare a stretto contatto con Casaleggio nella Webbeg S.P.A., Casaleggio che gestisce personaggi come Di Pietro, Grillo e tutti gli altri che conosciamo. De Benedetti è uno dei maggiori finanziatari del PD e dell'IDT, giusto per collegare un po' la politica. Rodolfo, figlio di De Benedetti, è presidente di Sorgenia, perché i figli devono stare al caldo. Il sito del Sorgenia ufficialmente informa che è il primo operatore privato italiano del mercato nazionale dell'energia elettrica e del gas naturale. Citiamo Caracciolo, che è un nobile e il socio di Rothschild nel quotidiano Liberation. Caracciolo fondò la Repubblica, Eric Allen Rothschild aveva preso in moglie Maria Beatrice Caracciolo, Gianni e Umberto Agnelli hanno sposato i due figli di Caracciolo e da loro sono stati soprannominati affettuosamente i re d'Italia, e De Benedetti è stato un compagno di classe di Agnelli. Sto facendo un po' di collegamenti così a vari, ognuno poi ne tragga quanto reputa opportuno. La setta è controllata direttamente dai Rothschild attraverso Telecom, dove l'amministratore delegato è il sionista Franco Bernabé, l'ex vicepresidente di Rothschild Europe e attualmente Rothschild S.P.A. Quest'ultimo è stato amministratore delegato di Eni dal 1992 al 1998, e un periodo nel quale ha privatizzato in parte la società. Bernabé ha inoltre ricoperto vari incarichi pubblici nel 1999, ricordiamo, è stato nominato da primo ministro come rappresentante speciale del governo italiano per la ricostruzione del Kosovo. È stato membro dell'advisor board del Council Foreign Relations, che andremo a vedere dopo che cos'è, o CFR, così chi lo conosce lo riconosce meglio. Attualmente siede nel consiglio del Peres Center, mi perdonerete la pronuncia, Peres Center of Peace, dell'advisory board dell'Osservatorio Mediterraneo dell'Energia, Osservatorio Mediterraneo dell'Energia, non ci capiamo, ed è membro del consiglio di amministrazione di Petrochina. Giovanni Stella, 2004-2007 è stato amministratore delegato di Rothschild S.P.A., per poi passare nel 2008 vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Telecom Italia Media. Chicco Testa, che è attualmente manager director di Rothschild, è stato segretario nazionale e successivamente presidente nazionale di Lega Ambiente. Angelo Rovati era senior advisor in Rothschild Italia ed è un cestista, dirigente sportivo, politico italiano, è stato uno dei consiglieri di Romano Prodi. Divenne consigliere alla presidenza del Consiglio nel maggio 2006 durante il governo Prodi, secondo mandato. Il principale organizzatore del tour europeo che lanciò fine nel suo movimento fu Sir Derek Thomas, ex ambasciatore inglese a Roma, sovrintendente agli affari italiani della Banca Rothschild. Stefano Rossi, che in una nota intervista parla di paesi virtuosi dell'imminente crisi della Grecia e della Spagna, è amministratore delegato Edmond de Rothschild, comincia la sua carriera a Londra nel 1988. Nel 1989 torna in Italia per entrare in Citibank, nel 1991 approda in Warburg e in seguito con l'acquisizione della società da parte di CBS e la successiva unione con UBS viene promosso a managing director di UBS. Rossi mantiene la carica di CEO fino al 2007. Nel corso della sua carriera in UBS, Stefano Rossi e il suo team sono stati eletti per ben 8 volte miglior stock broker italiano della Investor Survey, che è un'azienda che fa statistiche. Tra le società sotto la diretta influenza e gestione dei Rothschild, adesso vado via un po' più spedito, troviamo i percentuali dell'Eni, della Rai, della Finmeccanica, un centinaio di banche di credito cooperativo, altrettante banche popolari, la Banca Popolare Italiana, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Banca di Roma, Capitalia,
Banca Lombarda Piemontese, Creden, Banco di Napoli, BNL, Banca Nazionale del Lavoro, Giochi Preziosi, ERG, AXA, UbiBanca, Società Generale, Luxottica, Gruppo Santander, Pininfarina, Lesse Lunga, Bella Barilla, Tisca, Lissier, Pagina Gialla, mi fermo perché anch'io a Pasqua ho impegni. Diciamo così, questa infinita e interminabile lista di aziende, vabbè, è abbastanza eloquente. Vi esorto a non credere a quello che sto leggendo in questo momento e andare a approfondire. Mi viene da fare una precisazione, un cappello di chiusura su questa lista, o meglio, una semplice considerazione, che le privatizzazioni di tutte queste aziende sono state la chiave di volta che ha permesso, anche a livello concettuale, che può permettere un'infiltrazione di questo tipo. Le privatizzazioni che accadono in tutto il mondo, non solo nel nostro paese, e ha reso i componenti di questa famiglia, la famiglia, i principali beneficiari. È interessante notare che nell'anno 2000 erano 7 i paesi che non avevano influenze o presenze di una proprietà Rothschild nelle banche centrali dello Stato. 7. Adesso siamo a 5. Vi leggo i nomi delle ultime 7 all'anno 2000. Ognuno traga le proprie considerazioni. Afghanistan, Iraq, Sudan, Siria, Libia, Cuba, Nord Corea, Iran. Esatto. Ma adesso li stanno democratizzando. Va bene, questa era la lista della spesa. Sul concetto di sionismo e di presenza del sionismo Rothschild e di figli Rothschild nella concretezza della vita delle questioni pratiche, mettiamola così. Il secondo punto, la seconda S, così tanto per riassumere, fondamentale a nostro avviso per permettere questo tipo di infiltrazione, chiamiamola così, è la segretezza, perché è una cosa che non so cosa potete pensare di fronte a una lista di questo tipo, ma a qualcuno può dar fastidio una cosa di questo tipo, o qualcuno può farsi due domande. È abbastanza fondamentale che queste operazioni avvengano non proprio sotto la luce del sole. E quindi queste famiglie, che per quanto possano essere state numerose nel tempo, hanno sicuramente avuto bisogno di rotelline per scivolare più facilmente all'interno delle società. Quale modo migliore per poter scivolare e poter infiltrarsi in maniera capillare all'interno della società, se non aderendo ad organizzazioni che sono segrete e che non lavorano sotto la luce del sole? Sto ovviamente parlando della massoneria. Chi la conosce, chi non la conosce, chi ha approfondito o meno, è un passo fondamentale di questa famiglia, di appartenenza e di sviluppo e di evoluzione. Nel 1773 il banchiere ebreo Meir Rothschild riunisce 12 dei suoi più amici più influenti all'interno di queste sette organizzazioni massoniche, e li convince del fatto che si uniranno alle loro risorse, potranno incrementare esponenzialmente il loro potere fino a raggiungere un controllo culturale, socio ed economico intercontinentale e sovranazionale. L'Italia non da poco. Questa riunione ha luogo a Francoforte, in Germania, e Rothschild informa anche i suoi amici di aver trovato il candidato perfetto per guidare questa organizzazione che ha progettato. È un individuo dotato di incredibile intelletto, a sua detta, e di grande ingegnosità. Quest'uomo si chiama Adam Weishaupt. 1748-1830. Il 1 maggio 1776 Weishaupt fonda una società non governativa chiamata Ordine degli Illuminati. Weishaupt è docente di diritto canonico all'Università di Ingolstadt in Baviera ed è un ex gesuita, per capirci. Per semplificare potremmo dire che di tutte le logge massoniche esistenti al mondo, quella degli Illuminati appare da allora, fino ai nostri giorni, la più potente ed influente, grazie anche alle sue infinite entrature ad altissimi livelli in ogni ambito. Oltre agli Illuminati, ovviamente, che così si sono chiamati, hanno deciso di chiamarsi, esiste un'altra speciale fratellanza massonica, un po' meno segreta dei suddetti, ma comunque molto riservata, e
riservata esclusivamente agli eventi di origine ebraica. Si chiama Benai Brit, talvolta scritto anche come Beni Brit, che in ebraico significa figli dell'alleanza. L'ordine del Benai Brit è un'organizzazione ermetica chiusa, con diritto di veto e influenza sulle altre, su tutte le altre massonerie. È stata fondata negli Stati Uniti esattamente il 13 ottobre 1843, presso il caffè Sinschemer nell'Essentrad, scusate, non c'è stasera, non ne prendo una, ma è come le fosse lette 56 volte prima, del quartiere di Wall Street a New York, durante una riunione di alcuni ebrei emigrati dalla Germania. L'organizzazione era in stretto rapporto, almeno all'inizio, con la loggia massonica dell'Aurora Crescente di Francoforte, tutti i nomi che alludono a cose campate per aria, ma in realtà sono tutte documentate e documentabili. Stiamo parlando di Francoforte, sorta nel 1908 sotto il patrocinio ovviamente del Grande Oriente di Francia. Cosa importante da evidenziare è che Benai Brit divise sulla carta il mondo in 11 distretti, ognuno dei quali doveva contare almeno di una gran loggia dell'ordine come coordinamento. Sette di questi distretti restarono nelle Americhe, tuttora, restarono nelle Americhe, che sono tuttora il quartier generale di questa organizzazione. Nel 1938 l'ordine contava circa 800 logge e 75.000 affiliati in tutto il mondo, due cifre così. E stiamo parlando del 1938. Alla fine del secolo sarebbero diventati quasi 500.000. Chi non ha approfondito, e questa è una considerazione mia, non si può minimamente immaginare come questa cosa sia concreta e capillare. Non si può immaginare come, soprattutto attualmente, il problema del sionismo, ma soprattutto quello della massoneria, sia un problema grosso, stringente e capillare, appunto. Che ai bassi livelli è goffo, molto spesso incosciente degli stessi membri sulle effettive intenzioni. Ma più si sale verso l'alto nella scala gerarchica, più le questioni diventano, più la questione diventa arguta, e più l'andazzo è un po', come si può dire, le problematiche sono, come si può dire, sono sottili, le imposizioni sono ferree, le questioni sono potenti, cioè sono ambiti di potere e ovviamente di pericolo, e diventa molto pericoloso per i facenti parte di queste logge. Pensare anche solo lontanamente di uscirne. È evidente che pensare di prendere il controllo degli stati direttamente, senza con una banca o con una loggia massonica, senza dare nell'occhio, effettivamente sarebbe un po' presuntuoso, o quantomeno un po' difficile immaginare di fare una cosa del genere, un movimento del genere, senza incontrare l'opposizione delle genti, sarebbe discretamente improbabile. Evidente è stata la necessità di creare istituzioni ed organi per poter fare accettare ai popoli con larga approvazione questo. Quindi l'idea è stata quella di creare queste organizzazioni e di metterle sotto una luce il più positivista possibile, cioè che potessero essere accolte da qualsiasi cultura, razza, pensiero, religione, eccetera. Da questa necessità e dalla riunione propedeutica convocata a Parigi dalla Gran Loggia di Francia il 14 gennaio 1917, emersero le direttive per la realizzazione di una delle peggiori organizzazioni che mente umana potesse creare, la Società delle Nazioni. Progetto che nel 1919 verrà integrato nel Trattato di Versailles e prototipo di quella che diverrà nel 1946 l'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite. Cito le parole di Vanderbilt, un banchiere miliardario presente all'evento, una specie di insider che ci ha permesso poi di avere tutta una serie di informazioni. Sono giunto a credere che il Trattato di Versailles è stato concepito in uno spirito di odio e malvagità, di accanimento e di follia, e che adesso è imputabile la maggior parte, se non la totalità, dei mali d'Europa. A Versailles sono state commesse atrocità incomparabilmente maggiori di quelle della guerra. Sono le mani e le gambe dei popoli che ivi sono state tagliate. È il filosofo mondialista Bertrand Russell, erede di una delle sopracitate famiglie, uno dei più potenti vertici della massoneria scozzese, manifesto vivente del disprezzo nei confronti della vita umana. Dopo, se volete, vi faccio alcune citazioni derivanti paro paro dalla sua bocca,
che sposando integralmente la pubblicazione del 29 di Herbert Wells dal titolo The Open Conspiracy, la congiura aperta, tracciò le linee strategiche di questo piano apertamente genocida, letteralmente, per procedere concretamente alla creazione del governo globale a cui si alludeva prima, diviso in alcuni punti fondamentali stesi su carta. Punto 1. La completa affermazione, sia teorica che pratica, della natura provvisoria dei governi esistenti. 2. La decisione di minimizzare con ogni mezzo disponibile i conflitti tra questi governi e le loro interferenze nello stabilire un sistema economico mondiale. 3. La determinazione di far confluire la proprietà privata locale o nazionale, o almeno il credito, i trasporti, la produzione di cibo, ad un governo mondiale. 4. Il riconoscimento pratico della necessità di un controllo biologico mondiale, come ad esempio il controllo sulla popolazione o sulle malattie. 5. La definizione di uno standard minimo di libertà e di sussistenza individuale nel mondo. 6. Il dovere supremo di subordinare la vita personale alla creazione di un governo mondiale capace di assolvere queste funzioni. Questi sono i punti. Ora siamo costretti a riassumere e semplificare bruscamente la derivazione dalla sopracitata organizzazione di tutte le differenti organizzazioni permanenti e non governative coperte appunto da ideali benefici e pacifisti votati all'allineamento e all'influenza diretta in tutti i settori possibili. Tra queste troviamo l'UNICEF, l'UNESCO, l'Oxfam, l'American Jewish Committee, Amnesty International, OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Greenpeace, la FAO per l'alimentazione e l'agricoltura, la Trilateral Commission o Commissione Trilaterale, il Lucis Trust per la convergenza religiosa, il Rotary International, l'Istituto Aspen, l'Heritage Foundation e tante altre. Queste sono solo alcune. Nel 49, dopo il famoso discorso di Churchill sulla cortina di ferro, è arrivata finalmente la nostra amata NATO, la North Atlantic Treaty Organization, dopo Treaty sta per Trattato di Bruxelles. Da questa sfilza di organizzazioni nata in pancia a questa fiorente alleanza di illuminati e pensatori massonici, ne sottolineo tre che sono particolarmente vivaci, soprattutto attualmente. Il primo che citiamo è l'Istituto Aspen. Vi chiedo seriamente se c'è chi l'ha già sentito. Mi interessa. Se chi l'ha sentito alzi la mano. Perfetto. Che è un'organizzazione internazionale non profit finanziata dalla fondazione Ford e dalla Rockefeller Brothers Foundation ed è uno di quelli che tecnicamente si chiama think tank, osservatorio di pensiero, ma che nella pratica è qualcosa di più di un pensatorio internazionale. Qui chi si sente di sostenere Grillo prenda appunti e vada ad approfondire, capirà da solo il perché. La filiale italiana dell'Istituto Aspen o Aspen Institute Italia è un'associazione privata e apartitica fondata da Gianni Letta, proprio l'ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio che cedette il testimone Giulio Tremonti. Nel comitato esecutivo troviamo Corrado Passera, Emma Marcegaglia, Romano Prodi, Umberto Eco, Fedele Gonfalonieri, Giuliano Amato, Lucia Annunziata, eccetera, eccetera. L'Aspen vigila e suggerisce, se non vi piace il termine, controlla, i contenuti informativi dei media mondiali e italiani e ne esiste una sede in quasi tutti i paesi del mondo, segnando le linee guida sui palinsesti le materie da trattare, nonché i contenuti. È qui che finalmente troviamo nel comitato esecutivo il nostro caro professor Monti. La commissione trilaterale, anche qui chi la conosce alzi la mano, o Trilateral Commission, voluta e fondata anche qui da David Rockefeller, è nata ufficialmente per rafforzare i legami tra America, Europa e Giappone, trilaterale in questo senso. Maledetta le linee guida politico-culturali e finanziarie. Qui Monti, a grande richiesta dello stesso fondatore, è stato presidente. Il gruppo Bilderberg. Il giornale londinese The Times nel 1977 definì i Bilderbergs, cioè gli invitati, una congrega dei più ricchi e più economicamente e politicamente potenti e influenti uomini del mondo occidentale che si incontrano segretamente per pianificare eventi che poi sembrano accadere per caso. Recentemente Monti parlava del Bilderberg in prima serata come se fosse la riunione della bocciofila dell'oratorio. Passiamo al CFR, o come prima non mi era riuscito, Council of Foreign Relations, fondato nel 1921 con finanziamento della famiglia Rockefeller e viene considerato il gotha del mondo degli affari americano. Ricordo lo storico Robert Divine. È incredibile il gran numero di importanti personalità americane politiche che sarebbero coinvolte, sebbene
sarebbe coinvolte, sebbene la pagina 4 della relazione annuale, cioè del 1993, del CFR, si legge la seguente affermazione: il CFR non ha alcuna affiliazione con il governo degli Stati Uniti. Il CFR fu creato per contrastare le tendenze isolazioniste degli americani, contrarie ovviamente agli interessi delle multinazionali USA. Organizzato come un altissimo ufficio studi semisegreto e pagato dal contribuente americano in quanto fondazione culturale, il CFR studia strategie globali che invariabilmente la Casa Bianca poi adotta come direttive di politica internazionale, inaspettatamente. Le direttive studiate dal CFR in unioni serratissime vanno poi fatte digerire alle più vaste platee di politici, imprese e decisori sparsi nel mondo. Sono una questione di tempo, ovviamente. Ogni volta. Passiamo a questo punto, dopo aver fatto questa simpatica lista di organizzazioni generate ad hoc, alla terza S, al terzo segreto o trucchetto, secondo noi fondamentale per poter permettersi un potere politico alla base economico, e che è il signoraggio. Siccome qui abbiamo una persona che è molto brava a spiegarlo, gli cedo completamente la parola e lascio lui le slide. Ringrazio Cristian. Adesso il compito di tenere le mie slide, vero? No, quella prima, faccio una breve premessa. Mi chiamo Paolo Bogni, sono portavoce di anticapitalismo.it e una delle 9 associazioni che compongono il coordinamento caposaldo Associazioni Unite. Sono stato invitato, metti quella precedente per favore, quella proprio dell'inizio. Questa è la prima. Va bene, lasciamo questa. Allora, il problema di stasera è capire qual è il legame tra Mario Monti, l'eletto, e il problema tecnico operativo del signoraggio bancario. Ora, quando noi definiamo Mario Monti un eletto, dobbiamo aprire il campo semantico e dare due significati a questo participio passato del verbo eleggere. Nel dicembre del 2011 l'eletto è stato indicato da queste centinaia di famiglie, la più famosa delle quali è Rothschild, e con l'aiuto di Giorgio Napolitano e con i partiti camerieri dell'attuale Parlamento italiano è stato insediato a forza nel ruolo di Presidente del Consiglio. Quindi, cos'è la massoneria? Cos'è la massoneria? Ah, scusa, è vero che... Non so cosa sia la massoneria. È vero. Non sapresti come riconoscerla. No. Domenica prossima, invece, se vorrà confermare il participio passato, cioè quello di essere eletto, Mario Monti non avrà più soltanto bisogno dell'indicazione dall'alto. Cioè, se a Monti è entrato in politica di prepotenza grazie ai giochetti di prestigio di Giorgio Napolitano e dei partiti camerieri che 15 mesi fa l'hanno messo sullo scranno del Presidente del Consiglio, domenica prossima, invece anche lunedì, questo per essere eletto ha necessariamente bisogno di centinaia di migliaia di voti. Ha cioè bisogno di una base sociale che infili nelle urne le schede con la crocetta sulla lista civica per Monti. È da un anno che Mario Monti sta lavorando in questo senso, non ha scelto un mese fa di salire in politica. È già fin dal dicembre del 2011 che sapeva che dopo il governo sulla transizione lui avrebbe voluto continuare il secondo momento del suo programma di governo. E dove ha rintracciato questa base sociale? Poi arriviamo al signoraggio bancario. Ha rintracciato la sua base sociale nel mondo cattolico. Tutto l'associazionismo cattolico è schierato all'80% con Mario Monti. Ora, è cosa ben strana che il nichilismo, che filosoficamente sta alla base del nulla, che spiega cos'è la moneta, e poi vedremo cos'è la moneta debito, da un punto di vista sociale invece viene interpretata da una base che dovrebbe avere vangeli e valori che sono all'antitesi di questo nulla, l'antitesi di questo nichilismo. Il nuovo ordine mondiale riesce anche in questi stupendi e al tempo stesso tragici giochi di prestigio. Questo Mario Monti ha l'appoggio della CISL, sindacato di matrice cattolica. Bonanni più volte
si è lasciato andare a dimostrazioni di favore per Mario Monti, per il suo apprezzamento dell'economia capitalista di matrice sassone. Ci sono due esponenti della CISL che erano dirigenti che si presentano in lista con lui. La Confcooperative addirittura ha nelle liste di Monti il suo ex presidente storico, Luigi Marino. Franco Miano, presidente dell'Azione Cattolica, dirà che ha detto che voterà Mario Monti. Comunione e Liberazione, la più potente organizzazione cattolica da un punto di vista economico, sta spostando armi e bagagli dal suo ex partito referente, il PDL, in cui rimarranno in pochi, e si stanno spostando verso Monti. Il capogruppo a Strasburgo del PDL, Mauro, sarà con Mario Monti. Formigoni passa con Monti. Insomma, in questo anno di lavoro, tra le altre cose, Mario Monti ha visitato il Santo Pontefice 8 volte. Neanche Giulio Andreotti in un anno andava a rendere visita 8 volte al Papa. Anzi, riabilitiamo un posto Giulio Andreotti, con il senno di poi era sicuramente meno mondialista lui di Mario Monti e di tanti cattolici che fanno finta di non capire che Mario Monti, se andrà in Parlamento, lo sarà per dei cattolici confusi che lo voteranno domenica e che sono rappresentati da tutte queste organizzazioni che vi ho poc'anzi elencato. Cattolici confusi, mi limito a questa generalizzazione. Ora, per entrare più nello specifico in quell'argomento per il quale sono stato invitato, cioè il signoraggio bancario, che è il più potente degli strumenti operativi di quei signori che stanno mettendo a fuoco il progetto del nuovo ordine mondiale, che è l'ultima fase dell'andata a regime di quello che è il nichilismo dell'epoca capitalista. Teniamo presente questo, il nuovo ordine mondiale si comprende solo se si comprendono le logiche di sviluppo del sistema economico capitalista. Il nuovo ordine mondiale non si sarebbe compreso 20 secoli fa, lo si può comprendere oggi. A proposito del sistema bancario, un imprenditore statunitense di un secolo fa, Henry Ford, citò questa frase, di cui poi noi facciamo la parafrasi come a scuola. È un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse, credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina. Col senno di poi, aveva completamente ragione Henry Ford. Io dico no, non aveva ragione. O meglio, aveva quasi torto. Perché quasi? È vero che noi non comprendiamo, noi come popolo, il funzionamento del sistema bancario e monetario attuale. Cioè noi non conosciamo molte truffe, molti scandali, non è vero? Gli stessi giornali, le stesse televisioni che sono in mano ai loro signori, Rothschild e compagnie belga, ci hanno raccontato per filo e per segno lo scandalo Parmalat. Accettaggio, falso in bilancio, falsi conti alla Bank of America, conti segreti alle isole Cayman, tanti in carcere. Ci ha raccontato lo scandalo Enron, quando nel giro di 3 mesi nel 2001 l'azione della Enron cadde da $86 a 26 centesimi e poi si scoprì che molti dirigenti vendettero le loro azioni prima dell'inizio di quei 3 mesi. Ci fu anche una condanna a 24 anni del loro amministratore delegato Jeff Skilling. Lo scandalo dei mutui subprime li conosciamo. Cioè, non è materia da complottisti, chiunque sa che c'è stato uno scandalo in subprime, o meglio, la bolla a cui sono andati contro i derivati che contenevano nel loro pacchetto questi mutui subprime, andati insolventi dal mutuatario perché con il rialzo dei tassi di interesse delle banche americane, questi non avevano più soldi da pagare mensilmente la loro rata. Quindi non è vero che noi non conosciamo la maggior parte delle magagne del sistema monetario e bancario. Noi le conosciamo quasi tutte. È che quegli scandali che noi conosciamo perfettamente sono scandali che il sistema ci presenta come
l'errore del singolo dirigente bancario, l'errore dell'altro mascalzone che sta nel consiglio d'amministrazione di una banca, l'errore di un consiglio d'amministrazione di un fondo investimento che sapeva che sarebbe crollata quell'azione o quell'obbligazione, che non ha detto o che ha falsamente informato. Il sistema in questo modo dice: vi presentiamo i cattivi ragazzi, ma noi fondamentalmente come sistema bancario siamo invece una banda di brava gente. Infatti, qual è la truffa radicale di cui invece non sentiamo parlare e senza la quale non andrebbero ad effetto nemmeno le truffe secondarie e terziarie che invece ci comunicano? Perché Parmalat, mutui subprime, Enron sono truffe di secondo, terzo e quarto incassamento. Non andrebbero a regime queste truffe se alla radice non ci fosse la truffa, lui la conosce bene tra l'altro, di cui invece non ci parlano mai, che è la truffa che rende noto che tutto il sistema bancario è criminale, che non c'è un baco qua e là, non c'è un virus da estirpare qua e là, ed è la truffa del signoraggio bancario. Cosa si intende per signoraggio bancario? Il signoraggio bancario è un lucro, un reddito, che colui il quale ha l'esclusiva o il monopolio nel momento di battere la moneta ha e possiede in termini appunto esclusivi. In più, in un secondo momento, è colui il quale, moltiplicando virtualmente quel denaro già in circolo, organizza una catena di prestiti in cui un aggregato di enti X, che vedremo essere banche commerciali, riescono a prestare in grandi quantità senza paradossalmente possederne nei suoi forzieri o nei loro depositi. Quindi è chiaro in linea di principio cosa si intende per signoraggio bancario moderno? Io ho l'esclusiva di battere moneta e ho quasi l'esclusiva per prestare in un secondo momento. Il banchiere moderno è colui il quale è il signore che in due fasi costruisce il proprio reddito. Reddito criminale. Quando svolge il ruolo del banchiere centrale, riesce a costruire il proprio reddito da signoraggio primario, la cui diretta conseguenza è il debito pubblico. In una seconda fase, il banchiere commerciale invece costruisce il proprio reddito da signoraggio secondario, provocando come diretta conseguenza il debito privato. Prego. Abbiamo parlato di una prima fase del signoraggio. In questa prima fase ad agire è il banchiere centrale, Banca Centrale Europea a Francoforte, la Federal Reserve in America, negli Stati Uniti d'America. Fondamentalmente, per comprendere il signoraggio primario, noi dobbiamo comprendere il ruolo svolto da sei soggetti: la banca centrale, i sottoscrittori di titoli di Stato, lo Stato, le stanze di compensazione, i paradisi fiscali e, apparentemente fuori dal circolo, le agenzie di rating. Sarò veloce? Lo Stato non può battere moneta quando ha bisogno di moneta per affrontare le sue spese di sanità, difesa, pensioni, amministrazione pubblica, deve obbligatoriamente rivolgersi a una banca centrale. Facciamo finta di essere nell'Unione Europea: per 17 dei 27 paesi dell'Unione Europea lo Stato si rivolge alla BCE di Francoforte, dove c'è il cimitero della famiglia Rothschild, e non è un caso, diciamo che è stato un gentile omaggio fatto a quella famiglia. Lo Stato ha bisogno di 1000 euro, chiede 1000 euro alla banca centrale. La banca centrale in impegno, dopo aver emesso dal nulla questi 1000 euro, impegno vuole 1000 euro in contropartita di titoli di Stato più una certa percentuale di interessi stabilito da essa stessa, il famoso TUR. Avuti impegno e in garanzia quei titoli di Stato,
la banca centrale organizza un'asta primaria dove va a collocare questi titoli di Stato, che sono di 5 categorie. La più comune conosciuta è il BOT, quella un po' più sofisticata conosciuta legata allo spread è il BTP, i buoni del tesoro poliennali, quelli che in percentuale sulla differenza vengono equiparati a quelli emessi dal Ministero del Tesoro tedesco per capire, virgolette, lo stato di salute dell'economia tedesca rispetto alla nostra. Se noi siamo molto distanti dall'economia tedesca, ecco che allora rischiamo di avere una cattiva valutazione da parte delle agenzie di rating, ma alle agenzie di rating ci arriveremo. Una volta collocati i titoli di Stato nell'asta primaria, a cui possono accedere soltanto banche, fondi e solo particolari soggetti che comunque agiscono nell'ambito della finanza, questi altri, seconda battuta, in un'asta secondaria, nel mercato secondario dei titoli di Stato, possono far comprare quel tipo di obbligazioni anche noi, a noi risparmiatori comuni o a noi investitori comuni. Quando scadono quei titoli di Stato, perché sono obbligazioni che vanno a scadenza, chi onorerà il debito? La banca centrale, no? Ad onorare il debito è lo Stato, perché è lui che pubblicamente si indebita per onorare i titoli di Stato che vanno a scadenza. È per quello che si chiama debito pubblico. Ora uno può dire, ma il ricavato dall'asta primaria, su quei famosi titoli di Stato che in primissima battuta lo Stato ha dato alla banca centrale, dove li mette la banca centrale? Li va ad occultare nelle stanze di compensazione, che sono una sorta di notaia a livello internazionale per quanto riguarda le transazioni finanziarie, e laddove quella stanza di compensazione mette in comunicazione banca centrale con paradisi fiscali. Qui uno potrebbe obiettare, ok, ma a bilancio dovrebbe comunque essere nell'attività quella moneta che raccogli nell'asta primaria quando hai collocato i titoli che hai avuto impegno dallo Stato. No signori, perché? Perché è incredibile ma vero, quella moneta ricavata dall'asta primaria dei titoli di Stato viene sì messa in attivo, ma viene compensata nella posta passiva dalla moneta emessa precedentemente data allo Stato. Cioè viene messa all'attivo i 104 euro, 100 euro più 4 euro di interesse ricavati dall'asta primaria, ma i 100 euro emessi dal nulla, solo costo tipografico, che la banca centrale dà allo Stato, possono essere messi incredibilmente al passivo nella redazione del bilancio annuale di questa banca centrale, che quindi ci verrà a raccontare: io banca centrale guadagno solo nella differenza dell'interesse che ho stabilito nel momento in cui ho preso impegno i titoli di Stato. Ma ovviamente è una palla colossale. Si è mai visto che io presto 100 euro a te e voglio anche il 4% da te, e poi considero nella gestione economica della mia famiglia quei 100 euro una passività? Ma che cazzo di passività è se mi tu dico il 4% quanto lui entro un anno mi dovrei dare? Eppure ci sono degli accordi ben particolari, denominati GAAP, insiti in un accordo di Basilea 3, che consentono legalmente alla banca centrale di adottare questo stratagemma, da un lato per pareggiare artificialmente l'uscita della moneta emessa con l'ingresso del ricavato dei titoli di Stato, e dall'altro di nascosto per occultare questo profitto del signoraggio primario nei paradisi fiscali attraverso l'azione notarile delle stanze di compensazione. La più famosa delle stanze di compensazione è Clearstream. Grazie agli insider, perché senza insider certe notizie non si dovrebbero mai sapere, in questo caso Ernst Bakes, rilascia un'intervista a Robert Davis, che pubblica un libro in francese, Revelation, e ci comunicano che in quelle stanze di compensazione le quasi 200 banche centrali al mondo hanno intestato in conti non rintracciabili, perché distrutti da un punto di vista della tracciabilità informatica, 33.000 conti.
è già un sufficiente indizio per comprendere che 33.000 conti intestati a banche centrali là ci danno l'idea che profitto da signoraggio che la banca centrale sposta nei paradisi fiscali grazie alla loro azione notarile non è una fantasia di pericolosi complottisti che oltre che fisicamente anche artificialmente si masturbano, no? Non è già un sufficiente sospetto, 33.000 conti. In più, fuori dal circolo, agiscono per conto delle banche, perché delle tre agenzie di rating più famose, nelle partecipazioni azionarie, rivediamo ancora banche importantissime come la Morgan Stanley o addirittura la Goldman Sachs per quanto riguarda la Moody's, che è una delle tre principali agenzie di rating, e questo costituisce già di per sé un grandissimo conflitto di interesse. Queste agenzie di rating, tra gli altri compiti, hanno quello di valutare la solvibilità del debito pubblico, cioè devono valutare qual è la percentuale, qual è in percentuale la probabilità che uno Stato ad una determinata scadenza onori il debito con i sottoscrittori dei titoli di Stato. Se l'agenzia di rating sostiene che uno Stato onorerà con una certa tranquillità questa scadenza, darà un certo tipo di valutazione. Se invece riterrà che lo Stato con difficoltà arriverà alla data scadenza a rimborsare il debito con i sottoscrittori, oppure pensa che 10 giorni dopo la famosa asta primaria verrà deserta, metterà invece una valutazione di altro tipo, esponendo il paese valutato al pericolo di default. È la storia recentissima della Grecia. Andiamo inoltre ad analizzare come è composto il debito pubblico. Noi qui prendiamo i dati di settembre 2011, cominciano ad essere dati un po' datati, scusate il gioco di parole, per capire un po' chi ha effettivamente nel portafoglio questi titoli che vanno a scadenza e che comportano un debito pubblico per lo Stato. Apro una parentesi. Per mantenere alta la probabilità che uno Stato rimborsi a ogni scadenza i soldi a coloro i quali hanno sottoscritto i bond, lo Stato tiene alta la tassazione di tutto il monte dei contribuenti, cioè non è che gli può battere la moneta lui, lo Stato, deve tenere alta la tassazione con i quali noi dobbiamo contribuire a tenere alto l'erario fiscale. È in mano a tutti i cittadini italiani il debito pubblico a settembre 2011, ma penso che le percentuali non siano cambiate in molto in questi 2 anni. Come ingenuamente pensa per esempio Paolo Ballard, no, soltanto il 14% dei cittadini italiani, mio cugino impiegato, tua zia, suo marito che è andato in pensione 3 mesi fa, che ha avuto una buona liquidazione, quindi investe metà di quella liquidazione in bot, soltanto il 14% di questi soggetti equiparabili a quelli qui, ho fatto adesso un esempio, hanno in mano i titoli di Stato riferiti al debito pubblico. Guardate l'86% invece, chi sono i personaggi che detengono il titolo, il debito pubblico italiano fino a settembre 2011. Sono o banche italiane oppure banche straniere, perché istituzioni estere sono ancora banche estere. Quindi, secondo conflitto di interesse, primo l'abbiamo visto sull'agenzia di rating, il secondo è questo, le banche hanno nel loro portafoglio quei titoli di Stato che in primissima battuta vengono dati a quella banca centrale in cambio di una moneta emessa dal nulla. Cioè, io emetto dal nulla un pezzo di carta, tu dai a me il titolo di Stato, caro Stato, io la detengo, sono con la stessa banca perché partecipo a tutte le banche centrali che fanno questa operazione di tipografia spicciola, e io resto creditore eterno, io banca verso di te, tu sei debitore invece eterno, poi in parte ti rivali tenendo l'alta tassazione di tutto il popolo. Quindi abbiamo visto il secondo conflitto di interesse che c'è all'interno di questo strumento operativo criminale chiamato signoraggio, con il quale il nuovo ordine mondiale ci tiene il cappio al collo. In
introduciamo il concetto di riserva frazionaria. Quella moneta che in prima battuta viene emessa entra nel circolo economico. Ha finito di far danni? No, anzi, peggio deve ancora venire. Questa legge della riserva frazionaria aiuta il secondo soggetto in questione, cioè l'aggregato delle banche commerciali, a mandare a regime la seconda fase del crimine del signoraggio. Cos'è in poche parole la riserva frazionaria? La riserva frazionaria è una legge che regola la percentuale di un deposito che io correntista ho presso una banca, che quella banca deve mettere a disposizione ogni giorno degli sportellisti, dei clienti che giornalmente entrano in banca. Ed è una percentuale molto bassa. La gran parte invece dei soldi che ho io sul mio deposito possono essere immediatamente prestati dalla banca ad un altro cliente. Dietro quel finanziamento il cliente deve mettere delle garanzie e dovrà pagare un interesse. Avanti con la slide. Adesso vi spiegherò il processo del signoraggio secondario. Abbiamo visto che necessariamente per andare a regime questo crimine ha bisogno di una legge che indichi una riserva frazionaria obbligatoria, la legge della riserva frazionaria. Nell'esempio noi qui indichiamo questa riserva frazionaria al 10%. E vediamo come il crimine va ad effetto. Alcune osservazioni prima di cominciare con l'esempio. Per capire il signoraggio secondario noi non possiamo analizzare la storia di una singola banca commerciale, dobbiamo comprenderlo invece nell'aggregato di tutte le banche commerciali. Ammettiamo che ci siano le banche commerciali di tutto il pianeta Terra, va bene? Seconda cosa, teniamo presente che è necessaria che ci sia una legge sulla riserva frazionaria. Terzo principio, teniamo presente lo scorrimento dinamico di deposito, prestito, deposito, prestito, deposito, prestito, deposito, eccetera, eccetera, eccetera. Un'ultimissima avvertenza, per cliente si intende cliente di una banca commerciale dell'aggregato totale. Questa mattina lui va ad aprire un conto corrente in una banca commerciale e deposita 1000 euro. Questa banca commerciale, come detto, deve rendere disponibile il 10% di questi 1000 euro, cioè 100, e può prestarne 900 immediatamente. Ne presta 900 al cliente 2 che contrae quindi un mutuo di 900 euro. Ricordiamo che deve sempre garantire gli interessi al termine del rientro e deve comunque mettere a disposizione dell'ipoteca o delle garanzie. Questo cliente 2 compra un computer dal cliente 3, che è un negoziante di computer. Il cliente 3 deposita i suoi 900 euro presso la sua banca, quella banca lì mette a disposizione il 10%, cioè 90 euro agli sportelli, e può prestare immediatamente 810 euro. Li presta un cliente 4. Questo cliente 4 contrae un mutuo di 810 euro e si rivolge al cliente numero 5 per comprare un televisore, un negoziante di televisioni, il quale deposita 810 euro presso la sua banca. Questa banca ne mette 81 di quegli euro a disposizione degli sportellisti di giornata e ne può prestare immediatamente 729. 729 che saranno gli euro con i quali contrarrà il mutuo il cliente numero 6. Cliente numero 6 va da un negoziante di biciclette che è il cliente 7, compra la bicicletta, il cliente 7 deposita i suoi 729 euro nella sua banca, 73 con la banca che è il famoso 10%, li mette a disposizione degli sportellisti, 656 invece può benissimo far contrarre il mutuo ad un cliente 8 per 656 euro. Con questi 656 euro il cliente 8 compra una cassetta di vini dal cliente 9 che ha un negozio di enoteca. La banca del cliente 9 presta 590 euro al cliente 10,
il quale contrae un mutuo di 590 euro per andare dal cliente 11, che è un fruttivendolo, per comprare 10 cassette di pomodori, eccetera, eccetera, eccetera. Avete notato come a partire dai 1000 euro iniziali con i quali lui stamattina ha aperto il conto, in 5 soli passaggi, l'aggregato delle banche commerciali ha prestato qualcosa come 3.685 euro. Cioè ha creato dal nulla, con una moltiplicazione virtuale, in soli 5 passaggi e con una riserva frazionaria del 10%, ha creato dal nulla, moltiplicandoli, 2.685 euro. Si calcola che in una sola giornata, mediamente, l'aggregato delle banche commerciali presta sino a 50 volte quelli che sono i depositi effettivamente contenuti nei suoi cavoni, nelle sue stanze, nei suoi filiali. 50 volte di più. Bisogna anche dire, prima di illustrare la prossima slide, che mi sono sentito io il diritto di dire che il negoziante dell'enoteca, il negoziante della cassetta di vini, quello che vende computer, quello che vende televisore, mette tutto in banca di quello che riceve, perché il 98% della moneta circolante è moneta elettronica. Perché a rigore, in linea di principio, avrei dovuto dire mediamente il 98% va sul conto e soltanto il 2% mediamente resta in tasca come carta o resta nella cassetta, nella cassa per gli scontrini. Siamo già vicinissimi al famoso 100% di moneta elettronica, ed è uno di quei progetti che loro signori hanno nell'ambito totale del nuovo ordine mondiale. Vogliono azzerare la pochissima moneta cartacea che c'è ancora in circolazione. A moneta elettronica integrale, quando non ci sarà più moneta cartacea, anche per loro signori diventeranno anacronistiche le banche centrali, e non ci sarà più né fase primaria né fase secondaria del signoraggio, ci sarà un signoraggio unificato. Noi dobbiamo terrorizzarci per questa prospettiva. Abbiamo ancora un 2% di moneta cartacea, tempo e spazio nel quale poter agire con la nostra azione politica. Un signoraggio unificato portato avanti dalle singole banche commerciali dell'aggregato di cui abbiamo parlato prima. Quindi attenzione anche a voler passare per rivoluzionari quando si dice nazionalizziamo le banche centrali. In prospettiva stiamo facendo un favore a loro signori. Quelle invece vanno abolite, non nazionalizzate. Da nazionalizzare invece l'aggregato delle banche centrali e delle banche commerciali. E i singoli direttori di banca che anche noi incontriamo, quindi i nostri paesini, saranno come i presidi adesso delle scuole, saranno dipendenti di un ministero della moneta, ma non voglio anticipare le proposte. Questa moneta debito è uguale per tutti? È ovvio che no. La caratteristica della moneta debito ha transitorietà, quando transita, cioè ha un'entrata ed un'uscita per cittadini, per Stato o imprese economiche. Ha invece una circolarità, perché come digitano, come mettono, poi se la ritrovano in circolo ancora in tasca loro, per i banchieri. Una piccola digressioncina. Sulla bipartizione delle caratteristiche della moneta debito si vede la differenza tra il banchiere e il capitalista produttivo. È l'unica differenza sulla quale vanno in conflitto capitalismo finanziario e capitalismo produttivo. È l'unica differenza. Ecco perché contro il signoraggio bancario si stanno levando molte proteste anche dagli ambienti di quei piccoli e medi imprenditori che sono attualmente in fortissima sofferenza. Per altre questioni invece si richiamano osmoticamente banchiere e capitalista. Ma non è qua la sera per sfiorare questa complessità. Abbiamo capito quindi la differenza tra la transitorietà, per la quale noi siamo sudditi della moneta debito, e la circolarità, per la quale invece il banchiere è il padrone del mondo.
Questo senza essere complottisti. Ora, rispetto a questa questione centrale, per comprendere dove vuole andare a parare il nuovo ordine mondiale, noi di Anticapitalismo Mutitivi siamo una delle 9 associazioni del coordinamento di Caposaldo Associazioni Unite. Rispetto alla questione della moneta abbiamo 4 idee. La prima, in poche parole, è che lo Stato è l'unico che deve avere l'esclusiva per battere moneta. Il vecchio Ministero del Tesoro deve chiamarsi d'ora in avanti, la rivoluzione è avvenuta proprio, Ministero della Moneta, e anziché emettere quella carta debitoria che si chiama titolo di Stato, semplicemente deve emettere moneta. Le strane circolarità in cui tutte le cricche giudaico-massoniche vengono ricomprese devono essere messe a quella circolarità deve essere messa la parola fine. Il corollario di questa prima tesi, cioè che è lo Stato che deve mettere moneta, è che le attuali banche centrali devono essere semplicemente abolite. Sono degli enti inutili. Noi che amiamo fare i cattivi e i forti con i debolucci, continuiamo a dire che gli enti inutili sono certi gruppi di forestali che stanno in Calabria, in Sicilia. Cerchiamo di fare i forti con l'ente inutile per eccellenza della storia dell'umanità. Qual è la banca centrale? Certo, quelli muovono guerre, non sono innocui come i gruppi forestali di Sicilia e Calabria, ma è questo l'ente inutile da abolire. Quindi per gli idioti di politici cavalieri che quando tirano fuori la lista degli enti inutili da abolire, perché sono quelli che creano il debito pubblico e ti indicano i gruppi dei forestali della Campania, della Sicilia, della Sardegna, indicatemi questo di ente inutile. Certo, muove guerra questo giro per il mondo, capito? Ma questo è il più inutile che ci sia di ente, la banca centrale che emette moneta. Seconda nostra idea e proposta, cancellazione del debito pubblico pregresso a 0 euro, tranne che per quella quota il debito pubblico che è in mano a mio cugino, a tuo zio e a quel famoso suo marito che è andato in pensione 3 mesi fa. E ovvio, è comunque una buona dose di capitale, ci si fa un patto di galantuomini tra Stato rivoluzionario e possessori di questo 14% in diverse tranche, il debito andrà onorato, agli altri invece non c'è nessun tipo di restituzione. La terza nostra proposta è la revisione del credito odierno, basta banche commerciali private, le banche commerciali odierne devono essere nazionalizzate a 0 euro anche quelle. Capisco che è velleitaria la cosa, ma o facciamo queste proposte o se no personalmente non voglio sentir parlare di straccioni che parlano di sovranità monetaria inutilmente. O si fanno queste proposte oppure andate a giocare a ping pong o gestite in altro modo il vostro tempo, perché in giro sento gente che si limita a dire la sovranità monetaria si fa controllando le banche private commerciali e solo nazionalizzando quella centrale. Così c'è tutto un processo di signoraggio secondario che ancora resta in piedi. Invece bisogna nazionalizzare le banche commerciali. Queste banche commerciali, una volta nazionalizzate, dipendono dal territorio e solo a tappe vengono controllate da un centro, laddove c'è il momento decisore della politica nazionale, anche a livello monetario. A livello comunitario, provinciale o territoriale, questo credito deve in qualche modo coniugarsi con una diversa economia però rispetto a quella attuale. Non l'economia improntata al profitto o allo sfruttamento, invece un'economia autocentrata che non deve soddisfare il bisogno indotto come oggi, ma un bisogno sobrio ed essenziale. Il problema della moneta è il problema principe, ma non è l'unico problema da affrontare. Quarta e ultima nostra tesi, che è un po' collegata anche alla terza, la finanziarizzazione dell'economia spetta solo ed esclusivamente allo Stato o ai suoi enti decentrati, comunità, provincia, regione e Stato nazionalmente inteso.
corollario, abolizione di tutte quelle associazioni per delinquere, quali sono le borse di New York, Francoforte, Milano, altri enti inutili, ma anche l'abolizione di istituti e società finanziarie di assicurazioni. L'unico che può finanziare l'economia è lo Stato. Lo Stato sarà fatto ancora da persone suscettibili alla corruzione, fragili e che possono tendere al peccato o al reato, ma è meglio una gestione della moneta così che non lasciare invece la gestione della moneta in termini privati fuori dallo Stato a quelle cricche che hanno infettato il nostro mondo da 3 secoli in qua. Ho terminato. Cercare di capire come il professor Monti è arrivato al potere e in che logica si è mosso e quali sono gli obiettivi di fatto che questo tipo di governo tecnico ha in mente e è in animo di mettere in atto soprattutto per il prossimo futuro. L'inizio dell'analisi parte dalla caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989, la madre di tutti gli avvenimenti degli ultimi 20 anni. È da lì che dobbiamo partire, è da lì che dobbiamo cercare di capire cosa è successo negli ultimi 2 decenni. Per la grande finanza anglo-americana la caduta del muro significa che la paura dell'orso sovietico è finita. Le protezioni sociali create dall'apparato capitalista per difendersi meglio dalla minaccia sovietica non servono più. Il controllo da parte di singoli stati di grossi agglomerati industriali non hanno più senso. Viene accelerato il processo di libero scambio, quello che oggi conosciamo con la definizione di globalizzazione. Lo Stato italiano all'inizio degli anni 90 è proprietario dell'IRI, l'Istituto di Ricostruzione Industriale, un boccone molto prelibato per i corvi dell'alta finanza. L'IRI è in quel momento, cioè all'inizio degli anni 90, la più grande multinazionale al mondo al di fuori degli Stati Uniti. È in questo quadro che inizia a prendere forma quello che potremmo chiamare il grande saccheggio dell'Italia parte prima, come se fosse un tragico film. Facciamo un po' di date. A gennaio 92 viene firmato il trattato di Maastricht che avrebbe portato al varo della moneta unica. A febbraio invece del 92 viene arrestato Mario Chiesa, inizia Tangentopoli. A giugno dello stesso anno, siamo sempre nel 92, il 2 giugno, al largo di Civitavecchia, sul Panfilo Britannia, lo yacht della regina Elisabetta, si ritrovano una serie di personaggi ben definiti, dei quali ricordiamo esponenti delle banche come la Barclays, la Warburg e la Goldman Sachs e rappresentanti di studi legali della City di Londra. Per l'Italia Draghi Mario, allora direttore generale del Ministero delle Finanze, e Nino Andreatta. Prende forma quella che potremmo definire il grande complotto per mettere in ginocchio l'Italia e comprarsela per 2 soldi. Ora cercheremo di capire cosa è successo. In quella breve crociera gli squali della finanza decidono, con l'avallo degli italiani presenti, Draghi in primis, la necessità di iniziare le privatizzazioni in Italia, sottrarre così al governo, e cioè al popolo italiano,
un patrimonio industriale accumulato nei decenni precedenti e dare il via così al grande saccheggio. La trama continua con gli accadimenti di settembre, sempre del 92. Al governo c'è Giuliano Amato, un tecnico politico legato alle grandi lobby. Parte l'attacco alla lira, inizia il declassamento dei nostri bot da parte della solita Moody's. Sì, proprio così. Come vedete la storia si ripete. Inizia la speculazione di George Soros. La coppia Amato, primo ministro, e Ciampi, governatore della Banca d'Italia, brucia 41.000 miliardi di lire nel tentativo vano di difendere la lira. La lira si svaluta del 30% ed esce dallo SME, serpente monetario europeo. Si sono create le condizioni per gli squali della finanza anglo-americana di fare acquisti a prezzo di saldo. Continua a livello di media la delegittimazione della classe politica che porterà il presidente del Consiglio di allora, Bettino Craxi, il primo ministro di Sigonella, e l'uomo decido a difendere il patrimonio pubblico italiano, lo porterà, dicevamo, a morire in esilio in Tunisia. Partono le privatizzazioni, perché, recita la solita stampa asservita, bisogna realizzare un po' di sostanza perché altrimenti non entriamo in Europa. E questa è una definizione che abbiamo sentito molto in quegli anni. Nel frattempo, l'uomo del Britannia, Draghi Mario, diventa il presidente del Comitato delle Privatizzazioni. Con Ciampi si apre l'era dei governi tecnici. La sinistra, ormai schierata per la globalizzazione, con molti negali nel mondo delle banche, Bazoli, Passera e Profumo, fa il salto della quaglia, from Marx to market. La classe politica viene completamente delegittimata. Il verbo della finanza prende il sopravvento. Tra il 93 e il 94 abbiamo il primo governo tecnico puro, con a capo Ciampi, ex governatore della Banca d'Italia. Dopo un breve intermezzo del primo governo Berlusconi e quello successivo di un altro tecnico, Dini, ecco apparire all'orizzonte un altro protagonista di questa trama, Prodi Romano, già due volte presidente dell'IRI. Due settimane prima dell'inizio della campagna elettorale si dimette dal suo ruolo di consulente per l'Europa della Goldman Sachs. Vi dice qualcosa questa banca? L'abbiamo già sentita prima e la sentiremo purtroppo più avanti. Nella primavera del 96 viene eletto Prodi e nel 97 l'Italia fa un record, un triste record a livello mondiale. Sui 400 miliardi di dollari del totale delle privatizzazioni a livello mondiale degli anni 90, quelle italiane, con un picco nel 97, ammontano a 100 miliardi e una svendita colossale. Telecom, parte dell'Enel, parte dell'Eni, IMI, Comit, BNL e altre banche e aziende varie. Nel processo di privatizzazione c'è una banca che fa la parte del leone, in qualità di advisor, cioè la banca che gestisce la collocazione delle azioni delle aziende da privatizzare in giro per il mondo con lauto e provvigioni, e la Goldman Sachs, nuovamente. Sì, avete capito, è la stessa banca per la quale lavorava Prodi fino a poche settimane prima di iniziare la campagna elettorale che lo avrebbe portato a Palazzo Chigi a svolgere il ruolo di grande privatizzatore. Gli anni 90 si chiudono con il governo D'Alema, organizzato da una congiura di palazzo per rendere disponibili le basi aeree italiane per l'attacco criminale alla Serbia, aprendo così la lunga serie di guerre post-muro. Il nuovo decennio si apre con la solita Goldman Sachs, che aiuta la Grecia a truccare i conti per entrare in zona Cesarini nel club dell'euro. La Goldman prepara le cartellette della documentazione e viene prontamente approvata dall'allora presidente della Commissione europea, Prodi Romano, già compagno di merende, come abbiamo visto, della stessa banca. Con i conti formalmente a posto, questa operazione Grecia si è rivelata una vera bomba a tempo gettata nell'euro, che tanti frutti avrebbe generato
alla banda degli speculatori internazionali da 2010 in avanti. Per inciso, nel febbraio 2011, Goldman Sachs e altre banche di Wall Street si beccheranno una denuncia per aver truccato i conti greci. Andando avanti con il nostro excursus, ricordiamo che nel 2002 l'esimio professor Draghi Mario lascia dopo 10 anni la direzione del Ministero delle Finanze e diventa membro del Committee Worldwide di un'importante banca americana. Indovinate quale? Ma la Goldman Sachs, naturalmente. Proprio quella dell'amico Prodi Romano, la banca advisor delle privatizzazioni italiane e dei conti truccati greci. Nel 2002 entra in vigore l'euro e l'Italia perde il suo status di paese avanzato che si indebita nella propria moneta e diventa un paese che si indebita in moneta straniera. Quella dell'Europa in teoria, in pratica quella tedesca. Intanto in Italia nel 2001 si è insediato il governo Berlusconi. Personaggio anomalo, mai completamente gradito dall'alta finanza, confusamente liberista. Sempre prono ad assecondare la politica USA in Medio Oriente del suo amico Bush, costantemente al servizio delle guerre criminali di conquista degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq. Il nuovo giro di privatizzazioni, però, sempre attese dall'usurocrazia, non avviene e l'immagine internazionale di Berlusconi Silvio diventa sempre più complicata. Nel 2005 il governatore della Banca d'Italia Fazio è costretto a dimettersi ufficialmente per lo scandalo dei furbetti del quartierino, in realtà perché ritenuto dai poteri forti interni ed esterni troppo arroccato nella difesa dell'italianità delle banche. Ed ecco, dopo qualche anno passato a dirigere la Goldman Sachs Europa, riapparire su un cavallo bianco da salvatore della patria, Draghi Mario, sì proprio lui, l'uomo del Britannia e delle privatizzazioni a saldo, che diventa governatore della Banca d'Italia. Dopo un breve governo del solito Prodi Romano, che tante speranze aveva riacceso nella fila dei predatori, si torna a un nuovo governo di Berlusconi Silvio. Durante i suoi governi, l'uomo di Arcore stringe un rapporto fraterno con l'amico Vladimir e continua a dialogare con il colonnello Gheddafi. Questo doppio rapporto di Berlusconi con Russia e Libia, corredato dagli accordi per il South Stream e la realizzazione del Green Stream, lo mettono nel mirino di buona parte dell'amministrazione USA e dei suoi bracci armati finanziari. Nel 2007 inizia la crisi delle banche USA, nota come la crisi del subprime, basata su vere e proprie truffe bancarie. La crisi, dagli Stati Uniti dove è nata, dilaga anche in Europa. In Italia Berlusconi è messo sotto scacco dal circuito mediatico scandalistico giudiziario. Intanto monta nel paese la campagna giornalistica, peraltro legittima, contro la casta, che ha tra i suoi obiettivi quello di distogliere l'opinione pubblica dagli attacchi strategici che si stanno preparando contro l'Italia. Nel gennaio 2010 si affaccia alla ribalta la crisi del debito greco, quello della bomba a tempo preparata 10 anni prima dai tecnici della solita banca. Le grandi banche d'affari, Goldman Sachs in primis, hanno fiutato l'opportunità di speculare sui titoli di debito dei paesi più deboli. Parte la grande giostra dello spread. Dopo l'attacco alla Grecia, all'Irlanda e al Portogallo, inizia a profilarsi all'orizzonte il grande obiettivo, l'Italia, ed è la storia degli ultimi 2 anni. L'introduzione dell'euro ha fatto perdere la sovranità agli Stati e ogni Stato è obbligato a prendere in prestito dai mercati il proprio fabbisogno di denaro, consegnandosi così alla speculazione usuraria. L'Italia è sotto la pressione della speculazione ed ecco che si presenta il salvatore, il professor Montinario, definito dai media, sempre proni, il presidente della Bocconi ed ex commissario europeo, omettendo però altre cariche ben più significative. Presidente europeo della Trilateral Commission, membro europeo del Bilderberg Group e, udite udite, dal 2005 International Advisor della Goldman Sachs,
Arrivederci. Il cameriere della Gorman è pronto, come già fecero i suoi colleghi di scrivania, Prodi e Draghi, a mettere in atto le politiche predatorie del sistema burocratico. Nei primi giorni del novembre 2011 arriviamo all'atto finale. Mercoledì 7 novembre, come riportato da Milano Finanza, intorno alle 11, partono le vendite massicce dei titoli di Stato italiani operati da Goldman Sachs e altre banche collegate e vola il differenziale tra titoli di Stato italiani e bond tedeschi, cioè il fatidico spread. L'istrione di Arcore viene dimissionato dai mercati, deve pagare il suo duplice peccato, aver avuto rapporti troppo stretti con Gheddafi, vedi Green Stream, aver sottoscritto il South Stream con Putin, svincolato dal controllo americano. Gheddafi si è potuto bombardare e massacrare in diretta TV. Per Putin, con le sue bombe atomiche, un servizio democratico del genere è più difficile. Perciò si opera con la finanza, cercando di comprare l'ENI a prezzo di saldo. Mercoledì 16 novembre 2011 è entrato in carica il governo Goldman Draghi-Monti, il governo guidato dalla usurocrazia. La sovranità del popolo viene cancellata. All'elite dei banchieri viene affidato il compito di gestire il paese. L'obiettivo della banda Goldman è quello di portare a compimento il saccheggio, legacy, privatizzazione, già iniziato ampiamente negli anni 90. Gli obiettivi sono Eni, Enel, Finmeccanica, Unicredit, Monte dei Paschi. Questo significherebbe la fine dell'autonomia energetica dell'Italia. Un tempo il colpo di Stato lo si faceva coi carri armati o con l'assalto al Palazzo d'Inverno. Oggi il colpo di Stato lo fanno le banche a colpi di spread. E la politica prona si adegua. Invitiamo il popolo italiano a guardare in faccia la realtà, a non credere alla propaganda. Dietro i tecnici si nascondono i peggiori servi delle politiche atlantiche e delle banche. È giunta l'ora di smascherare servi e traditori, è giunta l'ora di liberarci dal selvaggio americano. Grazie.